La Lega al momento è l'unica che fa una politica pro popolo, senza pensare troppo alle banche. Prima si accusava la Lega che parlava di Nord Italia, adesso si accusa la Lega che non parla di Sud. Chi ha votato alle ultime elezioni? Movimento 5 Stelle. Diciamo, è un elettore dei 5 Stelle, cosa ha votato a questo accordo? Ho votato il contratto di governo, che secondo me è una cosa molto positiva. Beh, i punti margini sono, vabbè, flat tax, vitalizi, le pensioni d'oro, queste cose che comunque hanno solo distrutto l'Italia, automaticamente non ci stanno più risorse per noi, per quello che fanno. Poi comunque mi piace, diciamo, il reddito di cittadinanza, ci sono prospettive per un futuro, per i nostri figli, per i nostri nipoti. A lei questa alleanza con la Lega piace? Ma l'alleanza con la Lega sì, perché può darsi anche la Lega riesce a cambiare qualcosa in quello che hanno fatto anche loro. Ho letto anche con molta attenzione il contratto, nonostante le anticipazioni un po' di parte che erano state date, ma onestamente mi convince, per cui l'ho votato. Lei ha votato anche alle elezioni la Lega? Io ho votato alla Camera, sì, ho votato la Lega. Senta, quali sono i punti di questo contratto di governo che più la convincono? Allora, sicuramente uno stop all'immigrazione, perché veramente non se ne può più. Ho votato destra, questa volta, cioè centrodestra, col voto a Berlusconi però. Sono qua incerto perché non mi fido di Di Maio. Ho l'impressione di qualche accordo sotto banco fra Di Maio, Mattarella e PD per fregare Salvini. Tendenzialmente voterò, io voterò per no, perché ritengo che il Movimento 5 Stelle è un movimento che non ha una struttura, diciamo, capace di poter gestire una questione così complessa, la macchina, diciamo, come dire, politica nazionale. Lei è un elettore della Lega Nord? Sì, della Lega. Stamattina è venuto qui a votare, cosa ha votato? Allora, io ho votato per il no, perché non sono d'accordo con questa coalizione Lega, Movimento 5 Stelle, in quanto secondo me, a mio avviso, l'incarico sarebbe dovuto essere del centrodestra unito. La cosa che mi preoccupa di questo governo sta nel fatto delle coperture. Come si farà a convogliare il reddito di cittadinanza con la flat tax? Penso che non ci siano le coperture per fare tutto questo. È soltanto una speculazione, a mio avviso, da parte dei 5 Stelle di voler arrivare al governo ed occupare posti di comando.